Ben ritrovati gentili telespettatori, il telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura andiamo proprio nel capoluogo di regione perché è stato presentato un nuovo laboratorio hub alla presenza appunto di questa presentazione, di questa inaugurazione. C'era lo stesso assessore Telesca, allora andiamo a vederci le immagini e sentiamo la stessa intervista all'assessore. Assessore, siamo in un laboratorio che rappresenta un'ulteriore innovazione, un ulteriore step della riforma sanitaria e quindi iniziamo a vediamo anche tante cose tangibili. Sì, era uno degli obiettivi che ci eravamo dati, centralizzare le attività di laboratorio nei tre hub, e adesso Trieste ha fatto un passo importantissimo. Questa innovazione tecnologica, vediamo macchine di altissimo livello che ovviamente non si possono replicare ovunque, e centralizzare qua tutta una serie di esami vuol dire standardizzare la qualità, cioè dare qualità più alta a tutti i cittadini, e questo ci permette anche di dare dei servizi importanti come referti online e tutta una serie di attività che agevolano la vita del cittadino. Ma la cosa più importante è stato il lavoro che hanno fatto i professionisti per arrivare a questo livello oggi qui a Trieste, un laboratorio unificato che darà le risposte importanti. Il cittadino non si deve accorgere di dove va la sua provetta, ma sa che può avere nei tempi brevissimi una risposta di altissima qualità. Importante, c'è voluto il consenso di tutti i professionisti e soprattutto una tecnologia molto avanzata e i sistemi informativi che funzionano. In questo caso si sono realizzate tutte le condizioni e devo dire che andiamo avanti con l'innovazione tecnologica, con l'innovazione organizzativa che abbiamo tanto voluto per migliorare la sanità della nostra regione. La cronaca invece ci porta in provincia di Gorizia a Monfalcone con un rocambolesco inseguimento di una Volkswagen Golf con targa slovena che non si era fermata all'alta nei giorni scorsi vicino al casello autostradale di Trieste-Lisarte. L'autovettura poi è stata bloccata grazie anche a una pattuglia della radiomobile della compagnia dei carabinieri di Aurisina, giunta in rinforzo ai colleghi della radiomobile di Monfalcone. Nel corso delle perquisizioni della Golf, i militari hanno rinvenuto alcune targhe nascoste all'interno del vano bagagli e risultate rubate in Slovenia. Nella Volkswagen anche attrezzi atti allo scasso e un passamontagna. La stessa auto era stata rubata in Slovenia qualche giorno prima e montava una targa a provento di furto. A bordo due cittadini sloveni, entrambi con precedenti penali nel loro paese. Per loro è scattato il fermo di indiziato di delitto per ricettazione e sono stati quindi trasferiti in carcere a Gorizia. Il GIP ha convalidato il fermo e ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere e ora si attende appunto di fare piena chiarezza su questo tipo di furti. Andiamo invece nel capoluogo friulano, dico ciò che ne resta del capoluogo friulano. Perché? Perché l'identità dei friulani a quanto pare è decisamente a rischio, lo ribadisce lo stesso presidente di quella che sarà l'ultima provincia di Udine, Fontanini. Lui parla dell'identità appunto dei friulani che rischia di scomparire e dice come serve comunque un ente, un qualcuno che continui a portare avanti la identità di queste persone. Di un Friuli che ha forse gran parte di storia in la regione Friuli Venezia Giulia. Allora, sentiamo che cosa ha ribadito Fontanini al nostro Lauro Nicodemo che è andato a fargli visita. Onorevole Fontanini, la friulanità in questi ultimi 10 anni, forse più, è stata mantenuta, è stata coordinata, è stata presente in tutto il territorio, soprattutto attraverso la provincia di Udine, perché la città di Udine, il comune di Udine, non ha fino in fondo rappresentato la friulanità di tutto il territorio e non è mai stato grande punto di riferimento come era nel tempo, soprattutto in questo ultimo periodo. Oggi la provincia, si può dire, politicamente non esiste più, esiste solo dal punto di vista giuridico ancora per qualche mese. La friulanità in questo territorio, che fine può fare questa frantumazione delle UTI? Dove sta portando la storia millenaria del Friuli? Sta creando un grave danno all'immagine del Friuli, all'identità del popolo friulano, perché il popolo friulano non è fatto, come ha detto lei bene, solo dalla città di Udine, nemmeno della stessa provincia di Udine, perché il Friuli è composto dalle vecchie province di Gorizia, Pordenone e di Udine. Solo nella provincia di Udine parliamo di 530.000 abitanti,
Quindi questo è il Friuli, questo è il cuore del Friuli, soprattutto la provincia di Udine. Ora che ci hanno privato dell'ente che lo rappresentava in maniera più forte, che era la provincia di Udine, stiamo rischiando veramente il futuro un po' di quella che è la storia di un popolo molto antico. Ricordo che i friulani sono in pratica sempre abitanti di questo territorio, noi non siamo immigrati qui, è il nostro territorio, sono venuti i romani, quando sono arrivati ad Aquileia e prima c'erano in pratica i Celti, che sono gli antichi antenati del popolo friulano, e poi il popolo friulano è andato avanti con istituzioni importanti, soprattutto durante il patriarcato, quando avevamo autonomia piena, c'era lo Stato patriarcale che batteva moneta, aveva le costituzioni, aveva un suo esercito, abbiamo avuto una piena autonomia, poi siamo passati sotto Venezia, la Repubblica Veneta, poi l'Austria, poi l'Italia, e questa è la storia del Friuli, quindi una storia plurimillenaria, quindi è una storia molto lunga, e chi porterà avanti l'immagine e l'identità di questo popolo? Questa è una domanda aperta e io spero che la prossima legislatura regionale definisca un ruolo preciso per il Friuli e allo stesso tempo un ruolo preciso per Trieste, perché questa è una regione composita, è formata dalla Venezia Giulia e dal Friuli, si chiama Friuli Venezia Giulia proprio anche nella denominazione. Quindi noi ci battiamo per creare due realtà e per dare il diritto ai friulani di poter essere rappresentati da un ente. Non so come si chiamerà, probabilmente non potrà più chiamarsi provincia, si chiamerà Friuli da una parte, poi al suo interno verrà suddiviso nelle aree storiche che sono quelle di Pordenone, quelle del Friuli centrale, quelle del Friuli orientale. Però abbiamo bisogno di un'entità amministrativa, un'entità politica che possa rappresentare con pienezza gli interessi del Friuli. Attualmente in questa regione ci sono delle sperequazioni, si usa questa parola un po' complicata per dire che qualcuno ha più dell'altro, c'è una parte della nostra regione che ha molti più contributi, ha molti più finanziamenti rispetto al Friuli, allora queste cose non vanno bene, bisogna che ci sia un sindacato, un qualcuno che difenda gli interessi dei friulani, che non siamo in pochi, siamo la maggioranza, però lo stesso questo non basta per vedere assicurati i nostri diritti e soprattutto rispettato quello che ci spetta, a scapito purtroppo molte volte a favore di Trieste, che essendo la capitale della regione, essendo molto unita, lì non ci sono divisioni tra i partiti, c'è una divisione formale, però poi quando si decide sono tutti d'accordo, dalla destra alla sinistra, mentre i friulani restano divisi, purtroppo c'è una forte conflittualità all'interno del Friuli, e questo è a scapito poi degli interessi nostri, del popolo friulano, dei finanziamenti, delle iniziative che si devono fare qui in Friuli. Ancora a Trieste, la polizia locale, oltre a due già in dotazione, può contare su altri tre Targa System, di cui con il Targa System 4.0 mobile più soste, in grado di rivelare divieti di sosta in doppia fila negli stalli riservati o in prossimità di cassonetti. Questi nuovi sistemi che sono stati presentati dal vice sindaco e assessore alla polizia locale e sicurezza Pierpaolo Roberti, assieme al vice comandante Walter Milocchi e al direttore del servizio Paolo Jerman, consentono la identificazione di veicoli non assicurati, rubati, con revisione scaduta, sottoposti a fermi amministrativi, soggetti ad altre infrazioni al codice della strada. A tutto ciò, questo Targa System 4.0 mobile più soste aggiunge un particolare attenzione al fenomeno della sosta in seconda fila, consentendo infatti di rilevare le targhe di veicoli in divieto di sosta e posti sugli stalli riservati o in prossimità proprio dei cassonetti. La posizionata su una macchina della polizia locale, il Targa System si compone di una telecamera completa che al transito rivela le targhe dei veicoli, identifica la così attraverso la banca dati e se risultano non regolari il fotografo, provvedendo poi al successivo inoltro della relativa multa. Andiamo a Pordenone, mancano gli operatori sanitari, c'è una coda per farsi vaccinare, però il problema è che ci saranno molti bambini che dovranno essere vaccinati, secondo appunto l'ultima legge. Ebbene, c'è una coda, ma mancano anche gli operatori, un grave problema, un grave disagio per gli utenti della destra Tagliamento.
Campagna vaccinale obbligatoria in funzione dell'inizio dell'anno scolastico. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria 5 e i distretti stanno già operando a pieno regime, ma si teme il caos prima dell'avvio delle lezioni. I tempi sono ormai molto stretti e il personale, così come gli orari di apertura degli ambulatori, non sono assolutamente sufficienti a garantire le coperture vaccinali nella fascia di età tra 0 e 6 anni. E inoltre si stanno allungando le liste di attesa per i piccoli da vaccinare. In media, oggi siamo già a oltre 3 mesi di attesa. Per l'antitetanica, salvo le urgenze, si arriva quasi a 6 mesi. La Regione dovrebbe convocare ora un tavolo nei prossimi giorni per stabilire le modalità della campagna. È molto probabile che l'azienda pordenonese chieda rinforzi, poiché il personale in servizio nell'ambito delle vaccinazioni è sotto organico di più di qualche unità. Impossibile pensare che nel mese di agosto si riesca a vaccinare tutti i bambini. Quasi nessuno, infatti, ha fatto tutte e 10 le vaccinazioni obbligatorie. La maggioranza è coperta per le 4, l'antiepatite B, l'antipolio, la difterite e il tetano, che erano obbligatorie prima del recente decreto governativo che obbliga ai 10 vaccini. Rimaniamo nella provincia di Pordenone. Il danno provocato dalla sala operaia di Cavasso Nuovo nella grandinata di martedì pomeriggio ammonta a circa 20.000 euro. Gli scarichi delle grondaie sono stati intasati dai chicchi di ghiaccio che hanno ostruito il corretto deflusso delle acque. La copertura si è quindi imbevuta d'acqua nella parte centrale e laterale. In diversi punti è crollato addirittura il controsoffitto. Anche nell'area in cui è stato installato il palco sono stati riscontrati dei problemi nel cartongesso di copertura, nonché la presenza di acqua che usciva dall'impianto elettrico. La prima sommaria stima effettuata dal municipio parla di questo danneggiamento di un paio di decine di migliaia di euro. La quantificazione comunque sarà effettuata in modo preciso da un'impresa specializzata. E ora torniamo in provincia di Udine, andiamo a Tricesimo, parliamo di raccolta differenziata. Tricesimo si riconferma il comune più virtuoso, ma ci sono anche altre importanti novità, sentite. Tricesimo si conferma ancora una volta il paese più virtuoso tra i comuni serviti dalla NET nella raccolta differenziata, con una percentuale che supera l'84% standard elevato che mantiene ormai da tempo anche nel primo semestre di quest'anno, si piazza in cima della classifica fornita dalla società. Subito dopo, con l'83%, seguono Buia e Cassacco, comune quest'ultimo che ha effettuato un poderoso salto di qualità rispetto agli scorsi anni. Nel 2014, infatti, la differenziata era solo del 48% dei rifiuti. Un risultato che fa onore agli utenti e al loro corretto comportamento, ha ribadito Giorgio Baiutti, primo cittadino di Tricesimo, supportati certamente dall'ottima gestione della NET, che offre un servizio in linea con le aspettative dell'amministrazione comunale. Esistono sempre margini di miglioramento. Nell'ultimo incontro con il direttore Fucca è stato stabilito di sostituire i cassonetti delle pile e dei medicinali ormai obsoleti. Il comune inoltre accompagna il servizio della NET monitorando e pulendo tramite le nostre squadre operaie le aree dell'ecopazione. Incorreggibile invece, secondo il primo cittadino di Tricesimo, il fenomeno dell'abbandono di immondizia lungo gli assi extraurbani. Soddisfatto per i numeri raggiunti dal suo comune anche Stefano Bergagna, sindaco di Buia. Un risultato che attesta il senso civico della cittadinanza, che pone grande attenzione nel conferimento corretto dei rifiuti. Il servizio con i cassonetti di prossimità potrà comunque ancora migliorare e continueremo quindi con le campagne di sensibilizzazione. Un incredibile balzo avanti per Cassacco. I nostri cittadini si stanno comportando davvero bene, ha detto il sindaco Ornella Baiutti. Il sistema ha funzionato ancora meglio da quando abbiamo cambiato il metodo di raccolta, che mixa i cassonetti in strada con il porta a porta per la indifferenziata. Torniamo a Trieste, dove il sindaco Roberto Di Piazza, il presidente poi della società di Barcola, Grignano, Micia Gialuz e il generale Bruno Morace hanno dato un annuncio importante per la città. Il 4 ottobre ci sarà il solenne alzabandiera alle 10:30 in Piazza Unità e contestualmente ci sarà il sorvolo delle frecce tricolori con il più grande tricolore mai visto e poi una vera e propria esibizione per inaugurare il villaggio Barcolana. Il precedente per la regata triestina fu nel 1993 con un solo sorvolo, mentre l'ultima apparizione della pattuglia nazionale acrobatica a Trieste risale al 2014 alla chiusura del Giro d'Italia. E con questa bella notizia noi ci fermiamo con l'edizione del Friuli Venezia Giulia. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Ci ritroveremo con le altre news e rimanete con noi. A risentirci.